Oggi diamo notizia di un nostro atto di sindacato ispettivo, la classica interrogazione parlamentare, con cui chiediamo al governo lumi sulle vicende di Mediocredito Centrale, cioè della Banca del Mezzogiorno, una banca che sta avendo una singolare vicenda, appunto perché essendo nata con una mission particolarmente apprezzabile, quella cioè di erogare credito soprattutto a favore dello sviluppo dell'economia meridionale, avendo ottenuto nel corso del 2012, del 2013 e del 2014 risultati più che positivi, addirittura superiori rispetto a quelli preventivati, questa stessa banca nel corso del 2015, per volontà di chi in pratica la governa, ha subito un fortissimo rallentamento nell'erogazione del credito e quindi è venuta meno rispetto alla sua funzione originaria. Ora, abbiamo letto su stampa che poteva essere oggetto di alienazione, cioè Poste Italiane, il proprietario di questi istituti di credito, dunque una banca pubblica, avrebbe deciso di venderla, così abbiamo letto. Che cosa si fa normalmente quando si vende? Si cerca di mettere in valore ciò che deve essere venduto. E invece qui abbiamo esattamente il contrario, cioè si sta cercando di svalutare il bene che viene venduto. Per cui, a fronte di queste contestazioni che noi abbiamo appunto enucleato nell'interrogazione parlamentare, siamo rimasti particolarmente colpiti dal singolare tempismo con cui proprio pochi giorni fa Poste Italiane ha fatto sapere che la banca non è più in vendita, ma al contrario rientra in un piano strategicamente rilevante in funzione del quale vi dovrà essere una sinergia fra Poste Italiane e appunto Banca del Mezzogiorno, Mediocredito Centrale. Ora, tutto questo ci fa piacere, però al tempo stesso ci pone tanti interrogativi. Punto primo, perché c'è stato questo fortissimo rallentamento? Perché si deve sapere che la banca si è prefissata un aumento del solo 20% rispetto, relativamente all'erogato, rispetto allo stock di erogato al 31 dicembre 2014. Ora, giacché è una banca che eroga soprattutto a medio-lungo termine, anzi soltanto a medio-lungo termine, di fatto questo significa che quasi tutto quello che è stato concesso al mercato, alla clientela, è stato concesso attraverso gli esercizi passati. Quest'anno non hanno di fatto lavorato, addirittura abbiamo saputo, e questa è una notizia riportata online, abbiamo saputo che per concedere fidi e mutui fino a 25.000 euro c'era la possibilità da parte degli operatori. Oltre questa cifra, che è veramente ridicola, addirittura doveva essere investito il consiglio d'amministrazione. Tutto questo è inaccettabile, forse c'è qualche volontà che adesso noi come Movimento 5 Stelle vogliamo far emergere, perché francamente questo è un bene pubblico e non lo si può svendere magari anche a privati per far loro un piacere. Questo è assolutamente inaccettabile e noi oggi cercheremo di denunciare questa situazione. E che questa banca, che tra l'altro è l'unica di proprietà pubblica e in quanto tale potenzialmente un importante strumento di politica economica, un braccio armato al servizio del governo, si sia di fatto fermata come posata su se stessa, stia rallentando e di molto le sue attività. E questo nonostante invece si venisse da un biennio o poco più di intensa attività, di intenso lavoro, i numeri stanno lì a dimostrarlo, con una banca che sostanzialmente stava svolgendo, sembra piuttosto bene, il suo ruolo di erogatrice di credito alle imprese, tra l'altro un credito particolare, credito a medio e lungo termine, che non è proprio diffusissimo nel sistema creditizio italiano. Poste Italiane ha acquistato questa banca e quindi ha in mano questo strumento. C'è un management che funziona bene, e a un certo punto lo cambia. E perché lo cambia? Ci mette come amministratore delegato l'ex direttore finanziario di Poste, ma come dire, se una squadra va bene perché la dovete cambiare? E poi perché Poste fa questa cosa? Visto che Poste il governo la vuole privatizzare e la vuole vendere. Cioè un'azienda che ti produce utile e tu cambi il management, probabilmente tende a ridurre il valore della banca, ma nell'interesse di chi? Agiamo nell'interesse delle persone, nell'interesse dello Stato, nell'interesse del governo, nell'interesse di qualcun altro? Chi è che ha un interesse a deprezzare il valore di una banca? Una banca che oltretutto
è uno strumento importante per il mezzogiorno, per gli imprenditori meridionali, per le piccole e medie imprese meridionali, che hanno un grave problema di liquidità. È difficile avere un prestito fatto bene. E allora abbiamo una banca che erga prestiti agli imprenditori meridionali e la chiudiamo, la facciamo fallire, la facciamo camminare col fiato corto. Ma che senso ha? Parliamo di cifre piuttosto significative e che evidenziano il freno a mano che è stato tirato. Cominciamo a considerare che l'utile, tanto per dire, già nel 2012, cioè il primo anno vero di attività, è immediatamente salito a circa 7 milioni di euro, risultato di dei primi mesi di erogazione del credito. L'anno, se vogliamo, più significativo potrebbe essere forse il successivo, il 2013, parliamo di circa 700-800 milioni di credito di euro, di credito erogato, che hanno prodotto un utile superiore a 11 milioni di euro. L'anno successivo il trend in crescita continua, pensiamo che il fatturato, in realtà l'ammontare di credito erogato e distribuito cioè alle imprese è arrivato a oltre 1.340 milioni di euro circa. A fronte di questo risultato c'è un utile che ormai è arrivato a circa 37 milioni di euro, dati al 31 dicembre 2014. In realtà è il 2015 l'anno atipico, l'anno che va confrontato con questi dati, perché se anche grosso modo la progressione sembra crescere, in realtà ciò è portato dal risultato degli anni precedenti, cioè questa enorme massa di crediti messi in circolazione che ovviamente ritornano interesse alla banca. Però i trend sembrano estremamente rallentati, basta pensare che l'utile mostra una crescita che in percentuale è molto ma molto più bassa rispetto a quella dell'anno scorso.